c'è un filo rosso, un filo lungo che corre 30 anni, che ha visto passare molti compagni e compagne, che ha visto passare molte esperienze e che oggi ci porta fino a qua, a 30 anni. A 30 anni da quel giorno in cui tre vigliacchi sono entrati dentro casa e hanno ammazzato Valerio. Lo hanno ammazzato perché Valerio era uno studente di 19 anni che aveva scelto come stare nel suo quartiere e come vivere la sua giovinezza e la sua voglia di vivere. Lo hanno ammazzato perché si era messo a capire cos'è che legava polizia deviata, apparati, servizi segreti con le cose che succedevano nel suo quartiere, sotto casa sua. È stato ammazzato perché non si è arreso a vedere come l'eroina ammazzava tanta gente in un quartiere come il Tufello. Perché non si è arreso a pensare che i fascisti in mezzo alla strada dovessero mettere paura. Allora noi il più grosso regalo che possiamo fare a Valerio è quello di ridire che paura non l'abbiamo neanche oggi. Non l'abbiamo quando Alemanno manda polizia, manganelli, cenere per sgomberare chi lotta per gli spazi occupati, per la casa. Non abbiamo paura quando ci dicono oggi che nella crisi chi è più vicino a noi, chi è più povero, è il nostro nemico, va sconfitto, come a Rosarno. Non ci arrendiamo quando siamo al fianco dei compagni della TAP, dei compagni di Chiaiano, quando vengono massacrati dalla polizia, ma quando resistono con dignità. Allora, dire che Valerio è vivo vuol dire essere così tanti, vuol dire che migliaia di persone si sono messe in marcia e hanno detto che non abbiamo dimenticato, ancora una volta, dopo 30 anni. A Valerio, per 1000 anni, do la parola a Carla. Grazie a tutti! Una nuova emozione, un'emozione che provo tutti gli anni. Siete fantastici, non so come ringraziarvi e grazie che ci siete. No, veramente. Guardate, sono emozionatissima, sono. C'ho la tremarella. Quando mi emoziono è una cosa incredibile. Grazie. Valerio è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno.